Bonino, perché è una figura importante della politica italiana. Ma innanzitutto diciamo che in queste elezioni europee nessuno parla di crisi climatica, e questo avviene nel momento in cui in Sicilia una desertificazione, la siccità sta mettendo a rischio le produzioni agricole e quindi conseguentemente anche un aumento dei prezzi che si determineranno, e mentre nel nord le alluvioni stanno mettendo in ginocchio cose e mettendo in pericolo anche l'incolumità delle persone stesse. Ecco, questo governo non sta affrontando la crisi climatica, invece noi la vogliamo affrontare partendo dalla giustizia sociale, la giustizia ambientale, e partendo dal fatto che dobbiamo dare un futuro alle generazioni che verranno. Alcune risorse del PNRR che erano destinate alla salute. La Toscana ovviamente è una sorta di hotspot che dal punto di vista del dissesto idrogeologico ne risente moltissimo. Abbiamo visto le alluvioni, i danni che hanno provocato. Ecco, sono necessari interventi. Penso che una legge sul consumo di suolo vera, tutta una serie di iniziative che noi non condividiamo del presidente Giani, come ad esempio pensare che le politiche basate sul gas, ovvero il rigassificatore a Piombino, siano la soluzione. Questo è assolutamente sbagliato. Dobbiamo anche un po' dialogare col PD per far capire che non è che la segretaria Schlein a Roma dice una cosa e poi il PD localmente ne fa altre di cose che sono tendenzialmente opposte alle politiche necessarie per contrastare il cambiamento climatico. Possono, in accordo con gli Stati Uniti d'America, portare... A noi interessa mettere in campo delle politiche che segnano della discontinuità. C'è un problema, ed è quello che voglio segnalare alla segretaria del Partito Democratico Schlein, che l'ambiente non può essere, diciamo, un esercizio di stile, un brand da esercitare in determinati momenti, quando a livello locale sindaci o presidenti di regione del Partito Democratico vanno nella direzione opposta. Ecco, bisogna avere la capacità di imprimere una svolta, svolta che oggi noi non vediamo, e su questo sentiamo il dovere invece di rappresentare quelle istanze di cambiamento, ma che non solo i comitati ambientalisti, ma gente normale oggi chiede, perché verifica e vive sulla propria pelle quelle che sono oggi le crisi ambientali sui territori e anche l'inquinamento.